Si chiama Vilde Olmragan, è una donna giovane di 30 anni, norvegese, vive a Bærum e pensate che ha voluto rifarsi il seno in giovanissima età perché si sentiva inadeguata. Gli impianti però hanno perso il liquido siliconico andando a trasformare la sua esperienza in una vera e propria tragedia. Si sentiva insicura, odiava quel corpo, il seno troppo piccolo. Così si è rivolta alla chirurgia estetica plastica per risaltare quel seno che aveva, che purtroppo madre natura le ha affidato. Avere una ritrovata estetica, avere un fisico diverso, profondamente nuovo, rinnovato dal punto di vista estetico, perché si sentiva in imbarazzo anche davanti agli altri. Probabilmente soffriva della cosiddetta sindrome da accappatoio, quando gli uomini hanno paura a mostrare il loro corpo nudo perché hanno paura di essere etichettati dal punto di vista del loro pene, del loro organo genitale, le donne invece hanno paura quando si scoprono e tolgono quindi l'accappatoio perché hanno paura di essere giudicate per via del seno o troppo piccolo o troppo grande. In genere per gli uomini il problema è relativo alle piccole dimensioni penali. Va bene. Alla fine ha deciso di muovere le protesi, ha impiegato più tempo per prenotare l'intervento per paura che qualcuno potesse pensare male di lei. Tra l'altro c'è stata anche un'esplosione vera e propria di una delle due protesi in soluzione salina, perché in genere sono infatti dentro ricche di liquido che è per lo più formato da liquido di sale. Va bene? Insomma, alla fine ha detto basta, non ne posso più, evito di farmi questo intervento, anche se l'ho già fatto, e mi tolgo le protesi, anche perché una purtroppo esplosi. Ok? Niente più si farà impiantare, nel futuro ha detto lei stessa non mi farò più impiantare nulla, mi rimango, resto così come sono, come quello un padre naturale. Beh, finalmente una saggia scelta, una saggia decisione. Complimenti dunque a Vilde Olmragan, penso che abbia capito la lezione che ha ricevuto. Iscrivetevi, commentate, ciao.